Calmierare il rincaro dei materiali e adeguare i valori parametrici. Queste le azioni che il governo dovrà intraprendere, altrimenti la ricostruzione dell'Aquila si fermerà. È netto il presidente della territoriale dell'ANCE, l'associazione dei costruttori edili, che parla di stop ai cantieri. L'orientamento dell'ANCE è fermare i lavori, perché un'impresa non può sospendere, ferma i lavori, significa che si paralizzeranno. È inutile che arrivano i finanziamenti. Arrivando i finanziamenti non si possono cantierizzare e si fermeranno i lavori. Giovedì scorso il commissario straordinario per il cratere del Centro Italia, Legnini, ha firmato un'ordinanza, che dovrà essere approvata dalla Corte dei Conti, con cui stabilisce un prezziario unico e alza i contributi statali del 20 e del 25% rispettivamente per gli edifici residenziali e industriali. Ora si attende un decreto legge che riguardi anche il cratere del 2009 per sbloccare un settore paralizzato in primis dall'incertezza. Se non arriveranno risposte entro 10 giorni, fanno sapere dall'ANCE, la ricostruzione si fermerà. Da una parte c'è il finanziamento per il Centro Italia, che è sempre del governo, dall'altro addirittura dal 2009 che è finanziamento sempre del governo. Come si possono confrontare questi due sistemi? Che uno si confronta col 20% e l'altro non si sa con quale percentuale. Se non si raggiungono gli stessi parametri, l'Aquila si fermerà. La ricostruzione del 2009 si fermerà con chiarezza e con determinazione. Se dovessero giungere risposte dal governo, la ricostruzione aquilana, dice Frattale, potrebbe concludersi nel giro di 4 anni. I rincari, intanto, per alcuni materiali i prezzi sono più che raddoppiati, rallentano i lavori, mettendo a rischio anche i finanziamenti del PNRR. Per utilizzare i fondi europei, infatti, i lavori dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2026. La richiesta dei costruttori è anche quella di prorogare il superbonus, che ha un ritorno considerevole per l'economia del paese. E il bonus, dicono dall'ANCE, non c'entra niente con l'aumento dei prezzi, che ha origine anteriore all'introduzione della norma. Ma come? Qui si ferma un pezzo di autostrada e ci sono 150 licenziamenti, figuriamoci, ha riattivato 50.000 maestranze il superbonus e poi stiamo rendendo sicure, perché poi l'efficientamento energetico c'è anche quello che è un miglioramento sismico, e questo è poco, che lo Stato domani per le calamità non deve più stanziare miliardi e miliardi e miliardi a ritrovarci a queste condizioni.